bastone. Agagagagra. Ciao frequentatori abituali di gizonline.com, come va? Spero tutto bene. Ah, prima che me ne dimentichi, mando un grande bacione a tutte le mie fans che si masturbano allegramente guardando i miei video. Lo so, lo stereotipo di uomo massello ormai sta sparendo per favorire gli smilfi come fa DJ, con cui potete fare a gara a chi ha le braccine più snelle, agagagaga. Uffi, fa DJ, ha le braccine più piccole delle mie. Allora, adesso vi racconto cosa mi è successo qualche giorno fa, così capirete il mio disagio e la necessità di farci un video sopra. Voi intanto rilassatevi, proprio così. Sono andato alla Media World per comprare un cavetto HDMI, faccio un passo per entrare e vedo lo scempio più totale. Vedo una di quelle cose che mi hanno fatto raggelare il sangue nelle vene. Non ci potrete mai credere, ma vi giuro che è la verità. Ho visto PewDiePie, scusate, volevo dire, ho visto FaDJ su un cartellone che sponsorizzava la sua custodia per Nintendo DS, agagagagaga. Ma stiamo scherzando? Questo ominide dalle braccine fragili fa solo giochi indie per ritardati mentali e l'eroe dei bimbi minchia per eccellenza non ha mai toccato un gioco serio in vita sua e lo mettono come sponsor. Siamo alla follia pura. Con tutti gli youtuber italiani che sono veramente appassionati dei prodotti Nintendo, che hanno giocato ad ogni Super Mario, ad ogni Pokémon, che ci hanno fatto 500 video sopra, vanno a prendere FaDJ, agagagagaga. Io, se fossi in voi, mi farei delle domande e mi darei anche delle risposte, ma visto che poi mi ritrovo i fanciulli di 6 anni che mi danno del rosic, dell'invidioso, eccetera eccetera, andiamo a vedere cosa ne pensano gli utenti di Spazio Games, uno dei pochi siti di videogiochi che non baciano il culo a nessuno. Siete pronti per il devasto? Giusto uno che non ne capisce una fava J di videogiochi. Allora, rimanderò al mese prossimo l'acquisto del New Nintendo DS. Ridicoli, approfittano della fama di uno che nemmeno caga i veri videogiochi. Poi, l'ignorante di turno che inizia a seguirlo entra nel tunnel della disinformazione ed alla fine, per la vera cultura del videogioco, no comment, altrimenti il rischio di essere bannato dal sito. Agagagaga, medagliate quest'uomo, subito. Minchia, qua ci sgabba la medaglia. FaDJ, il simpatico youtuber da 1,7 milioni di followers, ovviamente comprati, ci aggiungo io, mito di bambini e bambine. Sentite questa, è micidiale, agagagaga. Non posso neanche dire che questa cosa mi fa vomitare, per il semplice motivo che, il mio stesso vomito, si sentirebbe offeso. Agagagaga, epicness, Dawid, invece, esprime tutto con numerosi puntini, che sfondano addirittura il limite del fumetto, agagagaga. Ho detto tutto. Agagagaga, siete troppo simpa, ci volevano proprio due geni del marketing, come Nintendo Italia, e la Media World degli ultimi anni, per partorire un dirigibile marrone di queste dimensioni, bravi. Mamma, mamma, guarda, guarda che stronzo. C'è il dirigibile di FaDJ. Yeah, che bello. Mi compri la Nutella? E infine, l'utente Vibs pensa che il supremo dio Mais, degli antichi Maya, sia molto interessato. Il grande capo Esticazzi pensa che tutto ciò sia molto interessante. Tanti like per Capobastone, agagagagra.